La Francia si chiede quando si potrà tornare sulle piste da sci. Entro fine settimana il ministro dell'Economia annuncerà la decisione presa in merito agli impianti dopo la consueta riunione di gabinetto. Intanto il paese si dice sempre favorevole a stretti controlli sanitari all'interno dei confini europei per far fronte al pericolo della variante Covid-19. La situazione sempre è fragile di emergenza, ha dichiarato il portavoce del governo francese. In queste condizioni, diversi paesi vicini, come la Germania ad esempio, hanno deciso di tenere chiuse le loro stazioni sciistiche almeno fino al 15 febbraio. Le autorità avevano annunciato una riapertura degli impianti il 18 gennaio, ma visti i numeri dei contagi, hanno rinviato a far paura la possibile diffusione del virus negli hotel. In Italia, le nuove misure attuate nelle regioni stanno provocando malumore e sconcerto tra chi lavora nel settore. Noi ci siamo visti dai DPCM ultimi aperti, ma senza la possibilità che i turisti potessero venire a utilizzare i nostri servizi. Quindi siamo aperti, ma di fatto vuoti. Quindi non abbiamo i ristori perché siamo aperti e non abbiamo la gente con cui lavorare. Quindi il danno è doppio. In tutta Europa la situazione è la stessa, impianti chiusi, tranne che in Austria e Slovenia, ma con protocolli molto rigidi. Agli amanti dello sci obbligo di indossare mascherine FFP2, mentre restano off limits i rifugi.